Quasi 100 animali hanno perso la vita nell'incendio che ha divorato l'azienda agricola Faverzani a Stagno Lombardo, causato forse da un cortocircuito all'impianto fotovoltaico. Il rogo di proporzioni enormi ha avuto conseguenze economiche assai pesanti per l'azienda. Riaffiora però il tema della mancanza assoluta di un piano di messa in sicurezza per gli animali che vivono nelle stalle o nelle gabbie in caso di incidente, un elemento che come altri caratterizza il sistema di allevamento intensivo come un sistema per cui il benessere animale non si rivela l'elemento prioritario. Noi come associazione abbiamo trovato la notizia sui giornali e subito ci siamo anche portati sul posto con alcuni dei nostri investigatori per anche documentare, filmare cosa è accaduto, e con un drone abbiamo potuto vedere anche proprio i cadaveri di questi animali che venivano portati via su dei camion con delle ruspe, e purtroppo sono appunto numerosi gli animali morti. E questo caso non è l'unico, perché per quanto una notizia del genere non sia ovviamente all'ordine del giorno, però gli incendi all'interno degli allevamenti intensivi accadono troppo spesso, e non accadono solo d'estate, quando uno pensa appunto per il caldo che la paglia possa prendere fuoco, ma come in questo caso anche appunto in pieno inverno. Spesso sono impianti fotovoltaici magari o altre apparecchiature elettriche a poter scatenare questi incendi, e sono tantissimi gli animali che ogni anno muoiono in queste condizioni. Il problema più grave qui è il fatto che per gli animali in realtà nella maggior parte dei casi non esiste un vero e proprio piano di fuga. Pensiamo all'allevamento di polli intensivo, dove un capannone è completamente chiuso, non esiste un piano per salvare gli animali, sono delle vittime doppiamente di questo sistema che appunto li sfrutta e li considera praticamente come degli oggetti da cui trarre profitto. Sicuramente gli allevatori fanno sempre il possibile, e in questo caso abbiamo letto che appunto alcune mucche e i vitelli sono stati spostati, tratti in salvo, però appunto dipende dalle strutture, e questo ci deve far pensare proprio alla base, al problema allevamenti intensivi, ad alcune strutture, soprattutto quelle con gli animali in gabbia, come siano appunto incompatibili con il benessere degli animali e la loro salvezza in un caso del genere.